delle grandi guerre, un secolo che ha fatto parlare di sé, che ha significato enormi disastri per questa umanità, per il mondo. Le due guerre hanno, Padre Pio le definiva una prova, certo una grande prova per l'umanità che non conosce in molti casi la strada del perdono, della misericordia, dell'amore, soprattutto l'amore. Ed è, possiamo dire, senz'altro l'amore a sollecitare, è stato l'amore a sollecitare Padre Pio per costruire il grande miracolo di Casa Sollievo. Casa Sollievo è, a mio giudizio, il vero, autentico miracolo di Padre Pio. E non solo, ma rappresenta il collegamento tra scienza e fede, che è un dato importantissimo. Io ricordavo ieri sera proprio a Melfi, dove ho presentato il mio libro Il pensiero di Padre Pio, stamattina ne ho portate un po' di copie, e dicevo il grande miracolo di Padre Pio è proprio Casa Sollievo. Casa Sollievo che corrisponde oggi in pieno ai disegni, al disegno spirituale, morale, ascetico e soprattutto anche, possiamo dire, concreto di Padre Pio, non semplicemente un ospedale, ma una mano tesa di altissimo livello scientifico, di altissima importanza, una mano tesa all'umanità sofferente. Ecco, Padre Pio va inteso, va conosciuto in questo modo, e ciò che conta più di tutto, io ritengo, per questo c'è anche una enorme carenza, ciò che conta sono i suoi scritti, sono le sue opere e l'espressione del suo pensiero, cioè Padre Pio di fronte all'umanità, Padre Pio di fronte ai peccatori, Padre Pio di fronte a Satana anche. Questo è il dato rilevante, il dato di maggiore pregio. Padre Pio ci ha insegnato, ci insegna tuttora, perché io ritengo che la sua figura, il suo impegno morale, la sua presenza siano concrete e vere tra noi. Padre Pio ci insegna che il male esiste, che Satana è una dimensione inequivocabile, è una dimensione ineludibile, possiamo dire, del nostro tempo, e che ci accompagna, accompagna l'umanità. Molte volte si banalizza, anche all'interno della Chiesa si banalizza. Il demonio, Satana, sono quasi un fumetto, un cartone animato, così non è. Padre Pio ha lottato terribilmente per affermare il bene sul male, per affermare la capacità di attuare il cristianesimo, una fede che non è soltanto di facciata. A questo proposito io vorrei dire, Padre Pio non è un integralista, non è da considerare un integralista, è da considerare piuttosto un cristiano per intero, cioè un vero cristiano, un uomo e un sacerdote, un santo che rappresenta oggi, ieri e oggi, rappresenta il mediatore tra il Cristo risorto e questa umanità che, come dimostrano gli eventi, come dimostrano i fatti, si perde lungo le strade del mondo in una maniera veramente incredibile, in una maniera veramente inqualificabile. Purtroppo questo è il risultato del male. Quindi Casa Sollievo è elemento, possiamo dire, trainante, e la grande gloria di Padre Pio e di quelli che hanno la fortuna di proseguire nel suo cammino, un cammino meraviglioso di fede e scienza, dicevo prima. E qui forse c'è da spendere, anzi indubbiamente c'è da spendere una parola
per dire che il rapporto tra fede e scienza è un rapporto non soltanto filosofico, ma è un rapporto reale, autentico, perché la scienza non ancorata alla fede finisce per essere una piccola cosa degli uomini che vivono questa realtà. Se la fede, se la scienza diventa espressione della fede, quindi accettazione di ciò che vuol dire guardare all'umanità con l'occhio della fede, con l'occhio dell'universo, con l'occhio delle cose che non appartengono al nostro mondo, allora la scienza diventa, ecco, sta arrivando Monsignor Castoro, e allora la scienza diventa qualcosa di importante, un collegamento diretto con ciò che ci sovrasta. Allora un momentino che salutiamo Monsignor Castoro. Per una introduzione.
eccellenze e personalità. Un grande saluto a tutti. Ha detto uno scienziato, anzi un filosofo del sud Italia: datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo. Questo punto di appoggio noi cristiani lo abbiamo, ed è la preghiera. E nello stesso tempo abbiamo un grande profeta del secolo scorso che ci invita a pregare, e si chiama Padre Pio. Io ho avuto il piacere di conoscerlo quando avevo 16 o 17 anni. Mi ero spaventato perché tutti dicevano: e tu sei un monello, quando andrai da Padre Pio ti rimprovera, perché rimproverava a tutti, così mi dicevano. Invece, quando sono arrivato da Padre Pio, ci ha fatto dire prima un'Ave Maria e poi mi ha messo la mano in testa: che bello uaglione. E così io mi sono messo a sorridere come si è messo a sorridere anche lui. Ho avuto sempre questo legame con Padre Pio da quel giorno, un legame semplice ma costruttivo per la mia vita religiosa e per la mia vita sacerdotale. La preghiera. Guardando alla scrittura c'è stato sempre questo contatto profondo di alcune personalità con Dio. E infatti la preghiera ha fatto cascare anche quello stendardo che viene da Marsico Vedere. Bene, guardiamo Mosè. Proprio perché si era ritirato sulla montagna a pregare, Dio gli aveva dato le 10 tavole, o le 10 lecce, che sono conosciute un po' in tutto il mondo, perché sono la base della relazione con Dio e la base della relazione tra noi uomini, tra l'umanità. Lo stesso Gesù Cristo si ritira nel deserto, oppure nell'orto degli olivi, o sulla croce. La preghiera più bella, quella sulla croce, e l'abbiamo meditata, contemplata, proprio il Venerdì Santo, quando dice: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Ecco l'anno della misericordia, il perdono e l'amore. Ebbene, io vi voglio raccontare un pochettino questa mia relazione con Padre Pio, con i gruppi di preghiera a New York, dove sono stato 27 anni. Un giorno mi sento chiamare da uno al telefono e mi dice: Padre, tutti i gruppi di preghiera di New York hanno riempito la chiesa, anzi la cattedrale di San Patrick alla Fifth Avenue. E disse: è impossibile, è così grande una cattedrale, è impossibile che si possa riempire. E infatti andai per celebrare questa Santa Messa per i gruppi di preghiera di Padre Pio di tutto New York, a vedere tutti questi gruppi che parlavano polacco, italiano, spagnolo, soprattutto spagnolo, francese, eccetera. Mi trovai a mio agio anche nel parlare nell'omelia. Poi feci conoscenza con alcuni responsabili dei gruppi di preghiera, che mi raccontavano le loro storie, le loro relazioni con Padre Pio, e ve lo voglio raccontare solo due. Uno era di Bologna, un comunista sfegatato, e ci aveva 16 figli, cosa immaginabile a New York,
e una di queste figlie era cieca. E lui si ammalò, lo portarono all'ospedale e dissero ai medici che doveva andare all'altro mondo, doveva andare al Padre Eterno. Poi si sognò Padre Pio e disse: va scalzone, tu non ci vai mai in chiesa, però devi stare in vita perché c'hai tanti figli e tua moglie chi come fa a mantenerli? E da quel giorno questo bravo uomo di Bologna è diventato un grande fedele di Padre Pio. Un altro, anche lui era comunista, era professore del Queen's College e non era di Bologna, ma era della Basilicata. Anche lui, lontano proprio, era stato pure sindacalista a Torino, poi era venuto a New York ed era professore di sociologia. Cosa ha fatto Padre Pio per conquistarlo e farlo diventare un ottimo, bravo e onesto cattolico? Niente, era entrato per caso in chiesa, aveva sentito parlare di Padre Pio, poi ha comprato qualche libro su Padre Pio e l'ho affascinato, disse lui, la sua semplicità e il suo amore verso la gente. Un altro fatto e poi mi fermo. Si chiamava Michele. Allora, per venire in Italia, si veniva con la nave e non poteva avere figli. Cosa gli suggeriscono? Dice: vai da Padre Pio, una benedizione e sicuramente avrai qualche bambino. E lui va da Padre Pio, fiducioso in quello che la gente bella gli aveva detto. Va da Padre Pio, si confessa e gli dice: ma che ci sei venuto a fare? Invece di pensare a tua moglie che aspetta il bambino, dice: sei venuto qui a perdere tempo. Comunque, vai davanti alla Madonna e dice 3 Ave Maria. E allora non c'era il telefono come adesso, si doveva comunicare con telegrammi, eccetera. Comunque, lui con questa speranza nel cuore ritorna. E quando arriva al porto di New York, vede il pancino di sua moglie. Si mise a piangere ed allora è stato un animatore dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Bene, detto questo, io ho avuto molto contatto con questi gruppi di preghiera, celebravo la messa, parlavo di Padre Pio e mi hanno raccontato anche che Padre Pio, oltre a essere un animatore dei gruppi di preghiera, è stato sensibile alla sofferenza della gente. Ecco per cui ha costruito questo bellissimo moderno ospedale che si trova a San Giovanni Rotondo. Ma chi ha dato i soldi per farlo, questo ospedale? Sono stati gli americani, soprattutto il sindaco di New York, che era italo americano. Come si chiamava? Bravo, e c'è pure l'aeroporto che si chiama. Era di Foggia, quindi se era di Foggia ci doveva tenere a Padre Pio, sì o no? Però lui non era cattolico, forse voi non lo sapete, lui non era cattolico, era della religione anglosassona, quindi non era cattolico, ma c'aveva un fascino verso Padre Pio. Bene, io ho sempre avuto una devozione verso San Padre Pio perché ci ha ispirato l'amore anche non solo verso il prossimo, ma anche verso la Madonna. E chi ama la Madonna è una persona semplice, umile e fa tanto del bene. Bene, io vi faccio tanti e tanti auguri che possiate scoprire questa
grande personalità di Padre Pio, soprattutto la preghiera, perché chi prega si unisce a Dio, e la preghiera è una comunione con Dio, la preghiera è questo abbraccio profondo tra noi e Gesù Cristo, tra noi e la Madonna, tra noi e Dio. E questo è l'augurio che vi faccio a ciascuno di voi, che possiate camminare a braccetto con Dio. Sia lodato Gesù. Grazie. Adesso è la volta di Nicola Locoro, che porterà la sua testimonianza con un breve indirizzo di saluto. Vi ricordo che alle 11 sarà celebrata la Santa Messa, presieduta appunto da Monsignor Michele Pastore. Prego. Io sono onorato stamattina di portare il saluto del gruppo di preghiera di Lionero, innanzitutto, ma penso di interpretare anche i sentimenti di gratitudine, di affetto verso Monsignor Castoro, Monsignor Talucci, l'amico Giulio Siena, Rocco Rosa, Padre Carmelo, che hanno inteso animare i lavori del convegno di questa mattina. Io penso che mai come in Basilicata, Monsignor Castoro, che immagino lei conosca bene, mai come in Basilicata la devozione, il culto verso San Pio da Pietrelcina sia molto diffuso. Questa, Monsignor Castoro, è una terra ricca di preghiera. Io vedo degli stendardi di Massicovetere, della Valdagri, di altri comuni, Sant'Arcangelo appunto, che caratterizzano la terra. Beh, questa è una terra, la Basilicata, anzitutto, dove il culto mariano è molto intenso e profondo. La protettrice della nostra regione è la Madonna di Viggiano, Madonna Nera di Viggiano, e quindi tanti di noi, tante associazioni religiose, tanti gruppi di preghiera sono animati dalla fede verso la Vergine Maria di Viggiano, ma è anche una terra gerardina. Il patrono di questa regione è San Gerardo Maiella, originario, nativo di Muro Lucano. Ed è una terra di preghiera ed è una terra di sofferenza. È una terra di sofferenza per i problemi, come lo si diceva prima, lo diceva anche l'assessore di Leonardo, che saluto. È una terra dove si vive, purtroppo come in altre regioni, e forse più che di altre regioni, la crisi che stiamo attraversando. Una terra dove certamente ricca di risorse, il petrolio, l'acqua e tante altre energie che abbiamo, ma dove purtroppo assistiamo anche a una fuga non solo di cervelli ma anche di giovani, dove il problema della disoccupazione si avverte anche in maniera forte. Beh, io penso che però tutto questo possa trovare un conforto nella nostra fede, possa trovare una risorsa nella fede e nei valori che noi portiamo avanti come cattolici e come amici e come devoti di Padre Pio. Padre Pio è stato un uomo di sofferenza, un uomo di preghiera. Padre Pio diceva: noi nelle Sacre Scritture ricerchiamo Dio, nella preghiera personale lo troviamo, quello che diceva un attimo fa Padre Carmelo, cioè questo abbraccio con Dio che troviamo pregando, raccogliendoci in preghiera. Ma è anche un uomo di sofferenza, soprattutto di sofferenza, essendo, come diceva Paolo VI, il rappresentante stampato di Cristo sulla terra, e la sua sofferenza portata avanti con grande fede, con grande sopportazione per tutta la sua vita, ma soprattutto per il periodo fin da giovane quando ebbe le stigmate, che cosa ci insegna? E chiudo: ci insegna ad affrontare i problemi che quotidianamente ognuno di noi vive nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, per strada, nelle associazioni, con grande fiducia
soprattutto nell'aiuto del Signore, con grande fede nei valori che Padre Dio e che il Signore nel Vangelo ci ha insegnato, e soprattutto, ecco, con una grande disponibilità, e qui mi richiamo solo per un attimo all'ambito della misericordia, al Giubileo, e con la grande disponibilità verso il prossimo, cercando sempre di vedere nel prossimo un fratello e non un avversario. E questo penso che sia uno dei messaggi fondamentali che Padre Dio ci ha lasciato, uno dei messaggi fondamentali che l'anno della misericordia ci insegna a vivere quotidianamente. Vi ringrazio. Io passerei il microfono a Monsignor Tamucci per un saluto. Ma innanzitutto è mio personale il saluto, ma penso che prima del saluto personale io debba dire il saluto della Chiesa locale che vi accoglie, è impegnato fuori il Vescovo. Doveva esserci il vicario che ha trovato un impedimento, ma comunque la chiesa di Melfinapolda e Venosa è ben lieta di ospitare questo convegno, ma lo ospita e lo vive perché c'è una bella presenza, soprattutto qui a Rio Negro, abbiamo sentito il presidente di questi gruppi. Io conosco per essere anche vicino al ritiro di preparazione della Pasqua, l'abbiamo tenuto insieme a San Giovanni Rotondo, e quindi sono qui per condividere questa esperienza di ascolto e di preghiera, così come il presidente, il professor Domenico La Morte ha avuto modo di segnalarmi nel darmi anche l'invito. E anche una condivisione fortemente amicale e fraterna con Monsignor Castoro, perché insieme poi il pomeriggio proseguiremo per Castellaneta, dove sarà consacrato il nuovo vescovo di Conversano, Monopoli, nella persona di Don Giuseppe Favale, un caro sacerdote. Raccomando anche la vostra preghiera nella messa, perché un nuovo pastore in una chiesa di Puglia. Il mio saluto personale è legato proprio alla forza della preghiera in questo anno di misericordia. Il Papa raccomanda tanto l'approfondimento delle opere di misericordia corporale e spirituale. Queste opere ci rendono protagonisti di misericordia, la misericordia di Dio, la misericordia della Chiesa. Attraverso queste opere diventa la misericordia del singolo cristiano. Però non tutti noi possiamo essere nelle condizioni di vivere le opere, ma questa opera spirituale della preghiera, è quella possibile a tutti. Non ogni uomo può agire, ma ogni uomo può amare. Ogni uomo può pregare, perché è un movimento del cuore in sintonia con Dio e in attenzione e in vicinanza al prossimo. La preghiera è il canale più sicuro per far passare la misericordia di Dio. Ed allora sentitevi un gruppo di preghiera, non nel senso spiritualistico per la vostra santificazione, bene, il pregare con Dio,
mi dona familiarità con Dio, ma giura di essere figlio di tale padre. Ma la preghiera è anche un apostolato, e cioè un'attenzione ai fratelli, un'attenzione al prossimo, dove non può arrivare l'azione concreta, arriva la preghiera, sono i canali dello Spirito, se noi coltiviamo una intesa con ogni uomo. Una preghiera anche qui non miracolistica, una preghiera che ci fa affidare a Dio un nostro desiderio o un bene del prossimo. Sarà il Signore a realizzare certamente il bene di quel prossimo, anche se a volte apparentemente non sarà quello che noi chiediamo. Non rimarrà mai sola quella persona che nella preghiera viene affidata al Padre. E allora essere un gruppo di preghiera penso che sia una grande forza limitante nella Chiesa particolare dove voi vivete, facendo tesoro dell'esperienza, ecco perché di un convegno, facendo tesoro delle testimonianze che raccogliete, perché il popolo dei gruppi di preghiera può essere veramente un lievito grande di speranza nella Chiesa e nel mondo. Subito il microfono al collega amico Rocco per portare il saluto del dottor Cubi della Casa Sollievo di San Giorgio Tondo, il direttore generale. Sarà qui a Rio Negro il 2 di maggio pomeriggio per una visita ufficiale di Casa Sollievo a CROP, al centro di riferimento oncologico regionale, che è proprio a cui questo è così importante, un centro di ricerca come Casa Sollievo, e quindi sarà l'occasione anche per iniziare un discorso di collaborazione comune. Io nel programma è prevista una mia relazione. La lascio alla rivista Casa Sollievo, che trovate in distribuzione sul banco o comunque vi è stata consegnata, perché credo in questo momento la cosa più importante sia ascoltare Monsignor Castoro, l'arcivescovo, che raggiunge la Basilicata per questo secondo raduno regionale. Dobbiamo ringraziare il professor Lamorte di me per aver voluto dire, qui a Rio Negro questo incontro, così come ringraziamo in modo particolare Russo Gelsomino, ad un grande applauso perché ha dato il primo a credere che il Basilicata si possa tenere per la tua regionale. Siamo stati a Bigiano, lo scorso anno, è stata una bellissima festa, una bellissima giornata. Diceva Don Paolo, il rettore del santuario, il prossimo anno però venite da me, non mi traite. Vuol dire che... Eccoci qua. Questa è la prova che c'è stato il programma anche registrato, che era veramente in migliaia, è stata una bellissima festa. Oggi è una festa altrettanto bella e importante perché come dire, veniamo da quest'altra parte della Basilicata, ma soprattutto per segnare una continuità che è nell'attività dei gruppi, ma anche perché in modo significativo qui a Rio Negro c'è l'associazione Amici di Padre Dio, che è molto forte, fondata dai coniugi Terzaghi. Io tante volte mi sono chiesto, Terzaghi hanno, c'era ancora Santa Chiara, hanno donato il Caso Sollievo, è nata l'associazione con uno statuto, con la firma autentica di Padre Dio, e l'associazione ha sede qui a Rio Negro. Quindi anche la presenza del Ceraco Santa Chiara di Monsignor Talucci, dell'arcivescovo, quando è stato con il gruppo per un ritiro spirituale, significa che c'è questa doppio legame, gruppi di preghiera in particolare, ringrazio Dina per la collaborazione, per la coordinatrice di Cesare, e anche quest'altro, diciamo, doppio filo con l'associazione Amici Padre Dio. Speriamo che questo si raggiunga anche una intesa in senso, diciamo, anche organizzativo. Io passo direttamente la parola al dottor Castoro, vi ringrazio, vi dico, quando venite a San Giovanni Rotondo venite a trovarci, noi abbiamo delle guide che vi accompagneranno nella nostra visita in ospedale, e il futuro è quello che è il Caso Sollievo oggi, ve lo presentiamo direttamente sul posto, il centro di ricerca, le nuove iscrizioni, gli impegni che vengono presi, e comunque voi potete seguire attraverso la rivista. Chi non riceve la rivista è subito,
può semplicemente lasciare l'indirizzo alla nostra segreteria e la faremo avere. Grazie a tutti e buon proseguimento. Padre Angelo Pizzarelli, perché è stato sempre con noi qua a Rio Nero e quindi è venuto anche per le veglie di Padre. E invece posso avanzare, per un minuto è stato il coordinatore regionale di gruppi di preghiera e invece il di recente, lo scorso anno. Eccoci, ci accompagniamo con la preghiera. Buongiorno a tutti, sono davvero molto lieto di essere tra voi questa mattina in questo secondo convegno regionale dei gruppi di preghiera della Basilicata. Il mio primo saluto e ringraziamento proprio a Monsignor Tanucci, amico di lunga data, oltre che confratello nell'Episcopato, nella regione Puglia, dove abbiamo collaborato nella stessa conferenza episcopale. Legami di stima e di amicizia. È molto bello quello che ha detto, cioè che poi un vescovo non va mai in pensione, come un prete non va mai in pensione. E io lo ringrazio perché, pur essendo vescovo emerito, continua ad occuparsi di questa realtà del popolo di Dio, questo settore privilegiato del popolo di Dio, che sono proprio i gruppi di preghiera di Padre Pio. Recentemente è stato a San Giovanni Rotondo per il ritiro ai gruppi di preghiera e quindi lo ringrazio doppiamente. Il mio saluto a Padre Carmelo, Dottor De Rosa, il saluto a tutti quanti voi, Mimmo La Morte, e poi anche a tutti gli animatori, gli assistenti spirituali. Ho visto c'è Don Domenico Venezia, poi ho intervistato anche Don Cesare, insomma a tutti quanti voi il mio più cordiale saluto e la mia gratitudine per il vostro apostolato in questo settore così importante che è quello della preghiera e della carità. Noi siamo reduci da un evento straordinario, abbiamo avuto un incontro giubilare a Roma il 6 febbraio scorso con il Santo Padre. Papa Francesco ha voluto incontrare i gruppi di preghiera di Padre Pio in occasione della traslazione temporanea dell'urna di Padre Pio a Roma, lo ricordiamo tutti, alcuni di voi erano anche presenti, ma la televisione si è fatta portavoce un po' del Papa e di tutti quanti noi e ha portato nelle nostre case delle immagini e dei messaggi bellissimi. La visita dell'urna di Padre Pio a Roma, che ha avuto un'accoglienza straordinaria. Pensate che quando noi passavamo, accompagnato io l'urna per giungere a Roma, passavamo per i paesi San Marco in Lamis, San Severo e poi anche lungo l'autostrada, la gente accorreva per salutare Padre Pio che passava. A San Marco in Lamis addirittura hanno chiuso le scuole, la gente si è riversata per le strade, abbiamo fatto una sosta di oltre un'ora perché tutti volevano toccare l'urna di Padre Pio. Lo stesso quando siamo arrivati a San Severo, hanno dovuto chiudere l'autostrada perché c'erano oltre 5.000 persone per vedere Padre Pio. E quando abbiamo poi percorso l'autostrada, sui cavalcavia dell'autostrada c'era gente col fazzoletto a salutare il passaggio dell'urna. Poi quello che avete visto in televisione lo sapete tutti. Quando siamo stati alla Basilica, alla Basilica di San Lorenzo Alberano e poi nella chiesa di San Salvatore in Lauro, ma l'apice, diciamo, di questo fervore l'abbiamo avuto quando
da San Salvatore in Laura abbiamo costituito una processione per portare Padre Pio nella Basilica di San Pietro, e quando siamo arrivati in via della Conciliazione era gremita di gente, di fedeli di ogni parte d'Italia, di ogni parte del mondo, e questo ci ha commosso tutti. I cardinali che ci attendevano in piazza San Pietro erano meravigliati di tutto questo fervore attorno alla figura di Padre Pio. Bene, Papa Francesco in questa occasione ha voluto incontrare proprio i gruppi di preghiera, l'opera di Padre Pio. I gruppi di preghiera assieme a Casa Sollievo sono l'opera nata dal cuore sacerdotale di Padre Pio. I gruppi di preghiera a sostegno di Casa Sollievo. Casa Sollievo, espressione della carità dei gruppi di preghiera. Un tutt'uno, diciamo, tanto che il Papa nel discorso ha trattato all'inizio dei gruppi di preghiera e poi si è soffermato su Casa Sollievo. Cosa ha detto il Papa? Perché il Papa ha voluto incontrarci? Perché ha voluto indicare in Padre Pio l'apostolo della misericordia. Monsignor Lucci ha fatto bene a richiamare questo aspetto di Padre Pio, esempio di misericordia, non solo perché lui l'ha predicata la misericordia, ma perché l'ha vissuta, è stato strumento di misericordia dopo aver ricevuto lui la misericordia da parte di Dio. Ricordate quella visione che ebbe, quella ispirazione che ebbe Padre Pio al termine di una celebrazione della Santa Messa, quando era in raccoglimento, sentì nel suo cuore questa voce che diceva: santificati e santifica, santificati e santifica, cioè prima fatti santo tu e poi diventi strumento di santificazione anche per il popolo che ti ha affidato. Ecco, Padre Pio ha fatto tesoro della misericordia da parte di Dio. Quante volte, anche nelle lettere che egli scrive ai suoi figli spirituali, lui parla di questa misericordia. Miserere di me, o Dio, miserere di me, cioè abbi misericordia di me, perché tutto sembra sfaldarsi sotto i miei piedi. Miserere di me, scrive al suo padre spirituale questa preghiera. Oggi ho fatto questa preghiera e porto alla tua conoscenza quello che ho detto a Dio. Miserere di me. E una volta che lui ha fatto questa esperienza, è diventato lui stesso strumento di misericordia. E il Papa più volte in questo anno santo ha parlato di misericordia, dicendo che misericordia è il nome di Dio. È bello questo. Dio non ha nome, lo sappiamo. Non si può dare un nome a Dio. Dare un nome a Dio in qualche modo è circoscriverlo, ma lui è infinito. Non si può dare un nome a Dio. Ma se proprio dobbiamo dare un nome a Dio, questo nome è misericordia. In tutto l'Antico Testamento il nome di Dio viene portato avanti proprio in riferimento alle sue opere. Eterna è la sua misericordia. Ricordate il Salmo: ha creato i cieli con sapienza, eterna è la sua misericordia. Ha fatto passare il popolo per il Mar Rosso, eterna è la sua misericordia. Ed è bellissimo questo. Ognuno di noi potrebbe scrivere il proprio salmo della misericordia. Ognuno di noi, guardando la propria vita, potrebbe dire: eterna è stata la misericordia di Dio verso di me, verso la mia famiglia, verso i miei cari.
E poi nel Nuovo Testamento, ogni pagina del Nuovo Testamento parla della misericordia. Pensiamo alle parabole, la parabola del padre misericordioso. Un padre aveva due figli, bellissimo. E poi sappiamo lo sviluppo. Dove, pensate, in questa parabola chiamata anche del figlio prodigo, dove risulta una verità importante, cioè che il figlio può anche fare a meno del padre, che il figlio può anche sbattere la porta in faccia al padre, allontanarsi. L'uomo può anche fare a meno di Dio, ma è Dio che non può fare a meno dell'uomo, è il padre che non può fare a meno del figlio. E se al padre manca anche un solo figlio in casa, la casa gli sembra vuota. Questa è la misericordia di Dio. Che noi siamo preziosi agli occhi di Dio. Tutti, ciascuno singolarmente. La casa gli sembra vuota. Se manca anche uno solo. E così l'incontro di Gesù con l'adultera, neanch'io ti condanno. Ricordate, un'espressione che ciascuno di noi vorrebbe sentirsi dire, neanch'io ti condanno, quando ci sentiamo gli occhi addosso di tutti e tutti ci osservano e tutti ci giudicano e tante volte ci condannano. Neanch'io ti condanno, dice Gesù. Sant'Agostino, commentando questo incontro di Gesù con l'adultera, quando tutti vanno via, perché sappiamo quando Gesù dice chi è senza peccato scagli la prima pietra, Sant'Agostino dice rimasero l'adultera e Gesù, e sottolinea la miseria con la misericordia. La miseria e la misericordia. Quando la misericordia dice alla miseria, neanch'io ti condanno. Vedete allora come è vivo il messaggio del Vangelo, ma è vivo il messaggio anche di Padre Pio, che ancora oggi continua ad essere un'icona, un'immagine, l'apostolo della misericordia. Riscoprire la bellezza di essere figli di Dio, di stare nel cuore di Dio. E la preghiera è lo strumento, il mezzo per essere vicini al cuore di Dio. Allora, quel giorno in Piazza San Pietro, il Papa ha detto che la preghiera è quella forza che attraversa i cieli e raggiunge il cuore di Dio. Ecco che cos'è la preghiera. Raggiunge il cuore di Dio. E ancora ha detto che la preghiera è quel motore che muove la storia. Muove la storia. Chi prega non è un alienato, uno che vive fuori, uno che pensa solo alle cose spirituali. No, no. Con la preghiera noi davvero possiamo dare un contributo straordinario per migliorare l'umanità. Noi viviamo in un momento in cui violenza, odio, terrorismo stanno deturpando la faccia della terra. Non è questa l'umanità che Dio vuole. Non è questa l'umanità che Dio ha creato. Noi dobbiamo, con la misericordia, con un nuovo annuncio del Vangelo, noi dobbiamo contribuire a rinnovare la faccia della terra. Ecco allora i gruppi di preghiera con il loro contributo, con la loro preghiera, con la loro testimonianza, aiutare a rinnovare la faccia della terra. E Papa Francesco ha detto che i gruppi di preghiera sono l'opera spirituale realizzata da Padre Pio. Accanto all'opera di misericordia spirituale,
che sono i gruppi di preghiera, Padre Pio ha voluto anche un'opera di misericordia corporale. E avete capito a che cosa ci riferiamo? La casa sollievo della sofferenza. Perché Padre Pio ha voluto casa sollievo? L'ha voluto proprio per far sentire ai poveri, agli ammalati, a quanti andavano da lui a chiedere un miracolo. Padre Carmelo ci ha ricordato i miracoli di Padre Pio. Ma perché Padre Pio faceva miracoli? Perché era in sintonia con il Signore, rappresentante stampato, ha detto il nostro direttore, citando Paolo VI. Quando parlando ai consiglieri dell'ordine cappuccino a Roma, ricevuti in udienza, pensate, nel 1971, febbraio 1971, cioè 3 anni dopo la morte di Padre Pio. Questa eco di Padre Pio era giunta anche al Papa. Anche dopo la morte si parlava di lui, subito dopo la morte, ricevendo in udienza il consigliere generale dell'ordine cappuccino, il Papa stava facendo una esortazione, e quando a braccio poi lui disse: vedete Padre Pio, perché tanta gente accorreva da lui? Lui usa un'espressione un po' singolare, dice: una clientela mondiale accorreva da lui. Forse perché era un uomo di spettacolo, forse era un uomo che aveva tanta sapienza. No, perché lui celebrava umilmente la messa tutte le mattine, perché confessava da mattina a sera. E perché, aggiunge, difficile da capirsi, lui era il rappresentante stampato delle stimmate di nostro Signore. Una fotografia di chi era Padre Pio. Con poche parole, Papa Paolo VI ha tracciato una fotografia, rappresentante stampato. Immagine vivente, diremmo noi oggi, che ha fatto della preghiera e della carità i binari su cui lui ha voluto impostare tutta la sua vita di religioso e di sacerdote. Allora io, siamo proprio pochi minuti dalla celebrazione della messa, io volevo farvi questo augurio, che davvero ciascuno di voi nel proprio gruppo e ciascun gruppo nella propria comunità parrocchiale, cittadina, possa essere davvero un riflesso della luce del cielo. Perché il Papa, poi concludendo l'udienza, ha detto così: l'augurio che io faccio è che coloro che vi incontrano possano trovare in voi un riflesso della luce del cielo. Ecco, allora facciamo tesoro di questo augurio, perché ciascuno di noi, ciascun gruppo, possa essere un riflesso della luce del cielo, un riflesso della misericordia di Dio. Grazie a tutti. Grazie al Monsignor Michele Castoro, una bellissima mattinata con delle riflessioni sulla figura, sull'opera di Padre Pio, sulla sua universalità. E allora adesso ci avviamo verso la chiesa per ascoltare la Santa Messa che sarà presieduta da Monsignor Castoro. Questo apostolato dei gruppi è sicuramente l'emblema e il martiro più bello che emerge, che viene imposto questa mattina e non solo oggi all'attività dei gruppi, che sono certamente pieni di entusiasmo e di, soprattutto di fede nei confronti di Padre Pio. Lasciamo il pensiero alla prossima volta al dottor Mocoro, in rappresentanza dei gruppi di preghiera. Il dottor si può salire, l'arcivescovo, quindi si può salire anche lui. Un pensiero per voi, per l'organizzazione.
organizzazione per dire grazie. Allora cominciamo con Monsignor Tallucci e per eccellenza un pensiero. Vediamo anche a eccellenza un libro sui vicarismi di vocazione. Castolino vuole mantenere sempre vivo il progetto di Padre Pio attraverso dei corsi di formazione per i dipendenti. Un'altra medaglia la diamo a Padre Carmelo, naturalmente. Con lo statuto dei gruppi di preghiera, così con il descritto di compiti a casa. E ci auguriamo che sia quello coordinatore regionale. Una medaglia al dottor Locoro, Nicola, per chi trova nei gruppi di preghiera, anche Tina, puoi seguire anche tu, eccoci qua, alla coordinatrice, dai un applauso a chi ci ha dato una grossa mano in questa organizzazione. Una medaglia al professore Emilia Monte per il suo contributo in questa organizzazione. Per l'amministrazione comunale abbiamo previsto la nostra pubblicazione, la Casa Sollievo. Ripasso un attimo il microfono al dottor De Rosa perché ci fanno per un omaggio. Ecco, io desidero fare omaggio al vescovo